Lo sport per me è sempre stato una costante nella mia vita, fa parte della mia quotidianità da sempre e per me è un mezzo fondamentale di crescita e è necessario per conoscere se stessi. Io ho cominciato a nuotare che avevo 5 mesi perché mamma è un'ex agonista e mi ha portato in piscina piccolissima perché voleva che imparassi a nuotare e non avessi paura dell'acqua. Poi a 5 anni ho smesso e ho cominciato a praticare ginnastica artistica e ho ripreso a nuotare qualche anno fa, quando su consiglio medico mi è stato appunto consigliato che sarebbe stato utile e da lì poi ho intrapreso il mio percorso agonistico. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono sicuramente i miei allenatori, Massimiliano Tosin e Micaela Biava, e la mia società, che è la Pola Varese, che mi supporta e è un punto fondamentale per la mia crescita a livello sportivo. Beh, sicuramente la cosa che mi piace di più del nuoto sono le emozioni che si provano, sia nelle gare individuali ma anche nelle staffette, quindi nelle gare appunto di gruppo. E la cosa che non mi piace è nuotare a dorso e a rana. Sinceramente non ho un atleta particolare a cui mi ispiro. Oltre a fare l'atleta io studio e sono in procinto di prendere la laurea in giurisprudenza e succederà appena tornerò dalla Paralimpiade. Una volta terminata la carriera sicuramente continuerò a lavorare nell'azienda di famiglia e proseguirò i miei studi magari con qualche master e specializzazione. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi è stato nel 2019, quando al mio primo mondiale sono arrivata terza nel 50 delfino. È stato il primo giorno di gare in questo mondiale, per me è stata un'emozione grandissima. Non ho portafortuna né oggetti scaramantici che porto con me prima delle gare. La notte prima di una gara mi concentro e penso a quanti allenamenti ho fatto e a come strutturare la mia gara, cerco di rilassarmi pensando che se sono riuscita a superare tutti gli allenamenti difficili, la gara è solo un momento per divertirmi e dare il massimo. Quest'anno la pandemia ha messo tutti quanti a dura prova, io ho approfittato del lockdown per portarmi avanti con gli studi e ho quindi vissuto il rinvio delle Paralimpiadi con serenità e l'ho vista come un'opportunità per poter lavorare sodo un altro anno e poter migliorare ancora di più. Penso che lo sport sia alla base della ripartenza, nel senso che un bambino che è rimasto chiuso in casa a causa del lockdown e ora può cominciare a praticare sport, ha una nuova visione del mondo, ha la possibilità di fare amicizia, di crescere, di imparare tante cose e quindi penso che lo sport debba ripartire e dare la possibilità a tutti quanti di poterlo praticare. Una vittoria ai giochi la dedicherei alla mia famiglia, a mamma Stefania, a papà Giancarlo e ai miei fratelli Linda, Andrea e Fabio, che sono stati con me dal primo momento, mi hanno sempre supportato e aiutato, mi hanno supportato nei momenti belli e mi hanno aiutato nei momenti più difficili, e la dedicherei ai miei nonni che sono i miei primi tifosi. Le mie avversarie sono molto forti, ma non vedo l'ora di sfidarle e non le temo particolarmente perché penso prima di tutto entrare in vasca e dare il massimo e poi la gara è la gara, quindi si vedrà sul momento. C'è un atleta che inviterei a cena che è una ragazza che compete con me durante le gare ed è un'americana che si chiama Mallory Wegman e ha avuto un palmarès molto ricco e secondo me è un atleta formidabile e quindi per me è un piacere nuotare contro di lei e la inviterei a cena per scambiare due chiacchiere. Per stupire la mia avversaria è meglio che ordini una pizza da sport perché non sono molto pratica in cucina. Non ho ancora pensato al viaggio post giochi olimpici, resterò concentrata sulle gare e al termine deciderò dove andare in vacanza. In un talent show mi esibirei cantando. La mia serie TV preferita è Elite. Assolutamente il mio brano preferito e al top di tutte le mie playlist è Sere Nere di Tiziano Ferro. La parola resilienza per me significa riuscire a superare e ad accettare il cambiamento ed essere pronti a tutti gli ostacoli che la vita ti mette davanti e riuscire a superarli, a battere i muri e uscire sempre con il sorriso.